Allora, metodologie didattiche, cominciamo con cooperative learning. Allora, l'apprendimento cooperativo è un insieme di tecniche di conduzione della classe in cui gli alunni lavorano per piccoli gruppi, da 2 a 5, tra i quali praticamente, cioè all'interno dei quali gruppi, quindi tra questi 2 o 5 componenti, diciamo, l'obiettivo è quello di migliorare l'apprendimento proprio grazie alla cooperazione, nel senso che l'alunno viene direttamente coinvolto nel processo di apprendimento. Migliora le sue capacità relazionali perché deve necessariamente interfacciarsi con i compagni e riconosce anche il fatto che il gruppo diventa uno strumento di crescita. Quindi il cooperative learning è una metodologia attuabile anche per contrastare eventuali problematiche di classe legate, per esempio, ad episodi di razzismo oppure di bullismo. Perché con l'apprendimento cooperativo, io so A, tu sai B, insieme costruiamo C, quindi io mi rendo conto che sia un mutuo apprendimento, ma soprattutto che da sola valgo meno che in gruppo. Quindi, in sostanza, l'apprendimento cooperativo è quello che stiamo realizzando noi con queste dirette studio. Inoltre, il lavoro di gruppo consente anche l'apprendimento di concetti astratti che invece, se affrontati con la lezione frontale, resterebbero solo di prassi, cioè di memorizzazione mnemonica praticamente. Perché il gruppo diventa, cioè perché l'apprendimento cooperativo è più funzionale rispetto a quello, diciamo, singolo? Perché nel dibattito, durante il dibattito, cioè il fatto stesso che si accende il dibattito, mi incuriosisce di più. Quindi io, nell'esprimere la mia opinione, che è differente dalla tua, resto comunque attenta al discorso, e poiché noi ci interfacciamo e lo facciamo in maniera costruttiva, se ho da modificare qualche punto di vista, che evidentemente non è del tutto corretto, allora accetterò di farlo perché trattandosi di un gruppo da pari, tra pari, non mi sento giudicata. Semplicemente io sto insegnando una cosa a te e tu la stai insegnando a me. Quindi il disaccordo ed il conflitto cognitivo che si crea diventano trampolini di lancio per un apprendimento costruttivo. E infatti l'apprendimento cooperativo porta gli alunni ad imparare l'uno dall'altro, a prendere consapevolezza delle proprie idee, produrre pensieri più alti, provare orgoglio intellettuale per il risultato raggiunto e sviluppare abilità cognitive superiori legate alla comprensione di concetti diversamente astratti, diciamo. L'apprendimento cooperativo è stato introdotto da Comoglio. Niente, la caratteristica più significativa è l'interdipendenza positiva, perché ogni membro si rende conto che insieme è meglio, diciamo. Ok, invece la peer education è educazione tra pari, quindi piccoli gruppi di pari, costituiti da poche persone. Di pari inteso sia tra persone che appartengono allo stesso gruppo oppure tra persone che hanno la stessa estrazione sociale. L'origine del metodo è stata di tipo economica, nel senso che si ricorreva agli alunni per far apprendere gli altri piuttosto che ricorrere a docenti qualificati. Vabbè, all'educazione tra pari è legata alla collaborazione tra pari, quindi peer collaboration, che è una situazione collaborativa all'interno di gruppi in cui nessuno prevale. Quello che differenzia la peer collaboration dal cooperative learning è la struttura di relazione, è la condizione di collaborazione tra studenti.
Quindi struttura di relazione e condizioni di collaborazione tra studenti. Allora, perché struttura di relazione? Forse perché dice, allora, con la peer collaboration è collaborazione tra pari in cui nessuno prevale rispetto ad un altro, mentre invece col cooperative learning si potrebbe creare la situazione in cui nel gruppetto uno fa da leader. E condizioni di collaborazione tra gli studenti. Ok, il brainstorming, sentite che curiosità l'ho scoperto stamattina, è una tecnica di gruppo ideata da Osborne, il quale Osborne era un pubblicitario statunitense, né pedagogista né psicologo. Allora, il brainstorming è finalizzato a produrre nuove idee per risolvere in maniera creativa un certo problema. Quindi è una metodologia che serve a sviluppare il pensiero creativo. Quindi anche la didattica metacognitiva è una strategia per il pensiero creativo, questo invece il brainstorming potrebbe essere una metodologia per sviluppare il pensiero creativo. Infatti, le idee si concatenano l'una all'altra per analogia o in libere associazioni e soprattutto le idee degli altri stimolano la mia produzione creativa. Il brainstorming si realizza in due fasi, una prima fase di pensieri divergenti, quindi si raccolgono e si scrivono alla lavagna così all'assacresa le idee che ti vengono in mente, e invece, rispetto ad un certo tema o problema, e invece la fase convergente è quella in cui si dice benissimo, queste sono le idee, quali potrebbero essere quelle più appropriate a questo tema, a risolvere questo problema? Quindi si crea un percorso ragionato e coerente dopo. L'insegnante che cosa deve fare? Allora, l'insegnante deve, tra virgolette, fare da arbitro, cioè nel senso moderare gli interventi con discrezione, ma non deve mai esprimere giudizi di valore, perché i giudizi di valore su un alunno potrebbero inibire l'intervento di un altro, magari. Quindi il fatto che non vengano espressi giudizi potrà favorire l'apertura, la collaborazione, la partecipazione attiva sia di ragazzi più timidi, perché non è necessario presentare necessariamente un'idea in modo adeguato, sia potrà dare, tra virgolette, un controllo ai ragazzi più loquaci, perché non gli sarà data, tra virgolette, il tempo, non gli sarà dato il tempo di dilungarsi in inutili riflessioni. Infatti, soprattutto alla fase divergente, quindi alla fase iniziale, quella in cui all'assacresa devi buttare giù le idee, viene dato un tempo. Cioè, per la fase iniziale viene stabilito un tempo. Ok, invece il problem solving è una metodologia didattica che è finalizzata a favorire un processo di ricerca. Infatti, ricordatevi che il problem solving è molto associato alla didattica laboratoriale. Approccio di ricerca nel processo conoscitivo per potenziare. Sì, ricordi che questa metodologia è uscita come secondo testo di comprensione alla preselettiva di secondo grado? Sì, e infatti, raga, a proposito, mi fermo un secondo per dirvi che io allora, nel bando di Foggia non erano indicate le aree di massima sulle quali ci sarebbe stata la preselezione, però mi sono ritrovata con quelle di Bari. Grazie! Quanto devo? Quanto costa? Quanto costa? Un euro? Grazie! Allora, 1 e 2 euro, grazie! Buonissimo, ma questa era la cialda. Hai messo la cialda intera nella tazza. Ma l'hai messa nella macchinetta la cialda? Ok, grazie. Mi lasci qui? Grazie. No, Va bene, grazie. tu dei dei.
Buonissimo, dai. Allora, dai, ora che sto studiando. Voglio bolle. Ah, vedi che volendo potete uscire di là che sta il fresco. Di là che c'è il fresco, qua c'è il sole. Al fresco. Al fresco si può stare. Allora, stavo dicendo, mi sono ritrovata molto con gli argomenti indicati nel bando di Bari, bene o male. E ve li leggo perché so che non tutte le università li hanno indicati, però visto che da Foggia mi seguite in tanti, ve li leggo così magari, visto che è domani. Allora, tra le competenze didattiche, metodi di insegnamento, stili di apprendimento, gestione classe, didattiche recenti, metacognitiva, cooperative learning, motivazione, valutazione, poi per le competenze su intelligenza emotiva ed empatia c'era capacità di regolazione degli stati affettivi da parte dell'alunno, aiuto all'alunno da parte dell'insegnante per l'espressione e la regolazione adeguata degli stati emotivi, capacità dell'insegnante di comprendere emozioni e stati d'animo dell'alunno e strategie dell'insegnante per raggiungere le goodness of fit. Poi, per le competenze su creatività e pensiero divergente, strategie del problem solving in contesti educativi e di apprendimento, strategie per favorire l'insight cognitivo e uso del conflitto socio-cognitivo. Per quanto riguarda la normativa, c'era organi collegiali, PTOF, collaborazione scuola-famiglia-territorio, legge 517 del 77, che è quella che ha introdotto la figura dell'insegnante di sostegno, 104/92, la direttiva del 27/12/2012, linee guida per l'integrazione del disabile, l'ICF e l'ICFCY del 2007, decreto 66 del 2017, decreto 96 del 2019 e il decreto 182 del 2020. Qua non l'ho scritto. Allora, problem solving, metodologia didattica finalizzata a favorire un approccio di ricerca nel processo cognitivo, quindi per sviluppare il pensiero critico e del ragionamento, presentando un argomento come questione da risolvere. Abbiamo detto che è molto legato questi Bari, ma me li sono ritrovati anche a Foggia perché era elaborato da Cineca per entrambi. 2022, grazie. Ok. L'ICF, devo rivedere, no? Allora, la metodologia didattica del problem solving può essere usata per tutte le discipline, per esempio 2020 o 2022? Io sapevo 2020, poi Gero Terranova mi ha detto 2022, ma io sapevo 2020. Vabbè. No, sì, è 2020 comunque, anche secondo me. Allora, la metodologia didattica può essere utilizzata per tutte le discipline, quindi si potrebbe definire trasversale. Però, per esempio, anche nella storia, presentando il fatto storico come uno studio di caso, tipo, chi può aver ucciso Giulio Cesare? Gli alunni sono invitati a trovare una risposta usando le informazioni che hanno imparato fino a quel momento. Quindi assumono, per esempio, il ruolo di detective e i fatti storici che fino ad allora hanno studiato sono gli indizi.
Quindi non è importante se la risposta che raggiungono sarà corretta, ma è importante che il ragionamento che fanno per arrivarci. Quindi questa metodologia potenzia la motivazione all'apprendimento, incuriosendo gli alunni per renderli protagonisti del processo cognitivo, anche grazie alla tecnica della immedesimazione. La metodologia aiuta a capire che la storia della conoscenza non è lineare ma è piena di intoppi, e abbiamo già detto che lo spazio della formazione in cui la metodologia del problem solving si realizza in maniera più efficace è quella del laboratorio. Ok, invece poi il role playing è una tecnica didattica trasversale finalizzata a potenziare la comunicazione, l'immedesimazione e l'educazione emotiva. Quindi role playing, didattica trasversale, tecnica didattica trasversale finalizzata a potenziare la comunicazione, l'immedesimazione e l'educazione emotiva. Il role playing consiste nel indossare il ruolo di un certo personaggio. Se ad esempio l'obiettivo consiste nell'insegnare ai bambini a fare il vaso di ceramica, i bambini possono giocare a fare i ceramisti. Se l'obiettivo è l'apprendimento di come si scrive un articolo di giornale, gli alunni possono giocare a fare i reporter. Nel caso del problem solving, quindi può centrare anche l'apprendimento per prove ed errori, certo, sì. Se ci fate caso, nel momento in cui la mente riuscirà, che poi arriva sempre alla fine, quando la mente riuscirà a fare tutti i collegamenti, in realtà tutte queste metodologie non sono così, strategie e metodologie non sono mai singolari, cioè sono tutte l'una il preambolo dell'altra o l'una la continuazione dell'altra. Il prove ed errori col problem solving potrebbe centrare, secondo me, nei termini in cui tu poni il problema, e siccome io so che finora ho studiato questo, quindi dico, vabbè, per arrivare a questo tema, per risolvere questo problema, posso fare così? Lo propongo, faccio così, non va bene, ho sbagliato, benissimo, lo rifaccio, ma modifico questa piccola fase prima di arrivare al prodotto finale. Sì, tutte interconnesse, vabbè, penso proprio di sì. Sì, anche se lo capisce alla fine. Allora, torniamo al role play. Allora, può essere usato in vari modi, per esempio anche mettendo in scena stralci di storia, testi narrativi, dialoghi, miti, rappresentazioni teatrali. Il role playing è anche utilizzato per inscenare psicodrammi, cioè succede che un alunno si immedesima in un certo personaggio, recita la parte, tra virgolette, quindi inscena le emozioni del personaggio, gli altri alunni che lo ascoltano si emozionano e quindi si crea praticamente catarsi. E il risultato finale è un senso liberatorio che dà serenità e aiuta l'alfabetizzazione emotiva. Il roleplay, inteso come psicodramma, è una tecnica che nasce in seno alla terapia psicologica. Altra tecnica che nasce in seno alla terapia psicologica è il circle time. Qua ricordatevi sempre, in gruppo, in cerchio. Ciao, sono Silvana, e sono 4 anni che non fumo più. Quindi tecnica recuperata dalla psicologia. Nasce come terapia di gruppo e diventa tecnica didattica di gruppo trasversale. Quindi, ragà, quando parliamo di competenze trasversali, allora a me verrebbe in mente a questo punto quindi di poter citare, per esempio, la metacognizione, l'educazione civica, quindi le competenze di cittadinanza. Per quanto riguarda le metodologie trasversali, potremmo citare il role play, quindi quelle derivate dalla psicologia, diciamo, il role play, il circle time. Quindi diventa tecnica didattica di gruppo trasversale, finalizzata a favorire l'educazione emotiva.
e la coesione del gruppo classe. A differenza del role play, però, all'interno del circle time la parola è data a tutti nello scorrere circolare da una persona all'altra. Regola imprescindibile è non chiedere di saltare il turno, tutti devono esprimersi. Nessuno, neanche l'insegnante, ha il ruolo di preminenza. Il gruppo classe, compreso l'insegnante, è sistemato in cerchio ed ognuno racconta qualcosa di sé, in base al tema che viene fissato inizialmente. Io questa tecnica l'ho inconsapevolmente utilizzata quando praticamente con i ragazzi di prima media ho, tra virgolette, istituito il Cry Day, perché praticamente avevo una classe molto problematica in prima media, che veniva fuori da 2 anni di DAD, che veniva fuori, e quindi in prima media avevano cominciato la presenza con queste mascherine e tutto il resto, vabbè, che avevano fatto 2 anni di DAD, la prima comunione saltata, insomma, sapete, qui da noi si dà molta importanza pure a queste cose, le festività, i regali, eccetera, eccetera, molti se la presero proprio. Comunque, vabbè, avevo questa classe problematica nel senso di situazioni piena, diciamo, abbastanza piena di situazioni familiari un po' delicate, e quindi praticamente erano 29 ragazzi di prima media, quindi ancora dopo 2 anni di DAD non in grado di tenere il culetto sulla sedia o di aspettare il loro turno o di alzare la mano e tutto il resto, e quindi praticamente a turno mi trovavo quei 5-6, non 1-2, quei 5-6 super eccitati perché magari la mamma se n'era andata, insomma, veramente situazioni problematiche. Praticamente, siccome io sono la prima a far difficoltà a tenere il sedere sulla sedia, quindi passavo dalla cattedra ai banchi, dai banchi alla cattedra, ma sta classe era troppo piccola per 29 ragazzi. Un giorno me li porto fuori, c'era uno di loro che aveva appena vissuto l'abbandono della mamma, cioè nel senso che lei era rimasta da sola col papà con un fratellino piccolo perché la mamma in pratica si era trasferita a Milano con il compagno in sostanza. Quindi la bambina aveva un carattere molto molto, cioè proprio sfidava in continuazione, voleva fare il leader e tutto il resto. Così un giorno ho detto: questa deve uscire fuori, questa nel senso la bambina deve uscire fuori, perché io ero uguale, cioè io ero uguale, io in classe non riuscivo a stare. Comunque, morale della favola, prendo tutta la classe, la porto in giardino, ci sediamo in cerchio e inizio a raccontare, mi invento cioè mi invento, inizio a parlare di me. Incalzo un pochettino con raccontare alcune cose che emotivamente mi hanno segnata, per fare in modo che loro potessero aprirsi. Ovviamente, conoscendo un po' tutte le situazioni che vivevano loro, ho cercato di rispecchiarle su di me, quindi mi sono anche un po' inventata alcune cose, forse non si fa, non lo so, non credo, però ho rispecchiato le loro situazioni qua e là nella mia famiglia, nella mia situazione. Quindi avranno pensato che avevo una famiglia super problematica, però raga, vi dico, da quel giorno praticamente una volta al mese uscivamo fuori e facevamo il Cry Day, quindi il giorno del pianto, per un'ora, e niente, cioè io sono partita da tanto, loro tutti, cioè dopo 3 o 4 volte, tutti sono diventati in grado di dire ad alta voce quello che era successo. E vi dico, alcuni piangevano per motivi che io non avrei mai immaginato, cioè tipo anche, mi ricordo il commento di un ragazzo di prima media che mi disse: io sto bene, non mi manca niente, i miei genitori si amano, si vogliono bene e tutto il resto, quello che mi manca è mio fratello, perché avevo un fratello gemello che è morto, e seppure io fossi troppo piccolo, perché gli era morto tipo all'età di 2 anni, una cosa del genere, io sento questo legame che è rimasto e sento il vuoto. Cioè, io non avrei mai detto una cosa del genere. Quello mi ha fatto un ragionamento, ragazzina di prima media, mi ha fatto un ragionamento che io dico:
Allora, da quando ho istituito il CREDEI non li ho più dovuti costringere a mettere i cellulari sulla cattedra, venivano loro autonomamente, cioè, non so, ho acquistato stima nei loro confronti. Venivano loro, cioè, mi ascoltavano, poi facevamo pausa, poi c'era il CREDEI, poi c'era la merenda all'aperto, insomma, è andata benissimo. Allora, è tipo il Klassen-time, se non sbaglio, in Danimarca, che sviluppa l'empatia. Ah, il Klassen-time, non l'ho mai sentito, però il modello danese è bellissimo. Quello che i danesi fanno, a mio avviso, rispetto a noi, che per fortuna a me è stato fatto da mio padre e che cercherò di fare anche io con Luigi, è che loro parlano anche della morte. La morte, i danesi. Adesso non mi ricordo come si chiama, come si dice in danese, però loro parlano della morte, cioè normalizzano l'evento della morte. No, invece qui, secondo me, per molti di noi è proprio un tabù. Quindi quando un bambino, un adolescente, ma anche un adulto stesso a volte subisce il lutto, diventa complicato normalizzarlo, perché non ne parliamo mai, non ci prepariamo all'evento della morte, non lo vediamo come un prosieguo della vita terrena, lo vediamo come una cosa assolutamente negativa e basta, e forse diamo anche meno importanza ai momenti della quotidianità da vivere. Secondo me, se c'è consapevolezza della morte, la quotidianità si vive in un'ottica diversa. Vabbè, comunque, parere mio. Allora, adesso invece andiamo avanti. Però aspettate, circle time, dobbiamo terminare questa cosa. Allora, circle time, dobbiamo finire questa cosa. Il gruppo classe, compreso l'insegnante, è sistemato in cerchio. Ognuno racconta qualcosa di sé in base al tema che viene fissato inizialmente. Eravamo arrivati qui. L'obbligo di esporsi è finalizzato a stimolare i più timidi o restii a mettersi in gioco. In genere più bisognosi degli altri di crescere emotivamente. Perché il Circle Time sia efficace, è bene che entri a far parte della pratica educativa di routine, che sia cioè uno strumento a cui ricorrere con cadenze temporali prestabilite, ad esempio un giorno a settimana. Quindi, anche perché, vi dico, i ragazzi, quando sapevano che era la giornata del Circle Time, che noi avevamo chiamato Cry Day perché io non sapevo manco del Circle Time, loro arrivavano già preparati, cioè c'erano alcuni ai quali avevo consigliato: se tu non riesci a parlare, scrivi e poi magari leggi, oppure in prima battuta avevo iniziato a leggere io. Loro si preparavano da 2 o 3 giorni prima. Professoressa, io ho preparato il discorso per il Cry Day. Quindi avere la cadenza significa anche cominciare a preparare soprattutto i più timidi a dover affrontare una situazione che gli crea un po' di imbarazzo. Poi, lezione frontale, dialogo interattivo e supporti visivi. Allora, la lezione frontale resta oggi uno strumento didattico valido, ma va rimodulata con elementi nuovi. Essa deve diventare dialogata, cioè deve svilupparsi nell'alternanza tra questioni poste e riposte, tra insegnanti ed alunni, e va sostenuta attraverso il ricorso a supporti visivi come presentazioni multimediali oppure mappe concettuali, glossari, per la acquisizione corretta e completa del dizionario specifico, griglie per la focalizzazione dei concetti chiave, diagrammi di Carroll per confrontare proposizioni contrarie, non so cosa siano, e grafici. Il dialogo serve a rendere la lezione interattiva e a coinvolgere attivamente gli alunni nel processo di apprendimento. I supporti visivi, servono a facilitare il processo di memorizzazione facendo leva sulla memoria visiva. Allora, è il manuale EDISES, che si chiama La mediazione didattica. Cioè, scusate.
Il capitolo è la mediazione didattica. Il manuale è l'EDISES e si chiama, ha il titolo di La specializzazione in sostegno didattico. Ok, ultima è Mastery Learning. Allora, il Mastery Learning è un metodo di insegnamento individualizzato che permette agli alunni di assumersi la responsabilità del proprio apprendimento e che punta allo sviluppo delle abilità metacognitive attraverso l'organizzazione dei processi di apprendimento sulla base delle differenze interindividuali dei soggetti in formazione. Sì, la salvo, sì. Quindi Mastery Learning, metodo di insegnamento individualizzato che permette agli alunni di assumersi la responsabilità del proprio apprendimento, che punta allo sviluppo di abilità metacognitive attraverso l'organizzazione dei processi di apprendimento. Quindi abilità metacognitive, se per abilità metacognitive intendiamo, cioè se, siccome per abilità metacognitive si intende anche la capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui, quindi nelle abilità metacognitive rientra anche l'empatia, allora possiamo dire che una metodologia metacognitiva individuale è il Mastery Learning, mentre invece di gruppo può essere il Circle Time, il Role Playing sicuramente. Ok, però torniamo al Mastery Learning, quindi metodo di insegnamento individualizzato. Allora, la definizione di metacognizione è la profonda conoscenza di sé, cioè nel senso la profonda conoscenza di come io ragiono, come io apprendo, come io reagisco a determinate cose, come io mi approccio a determinate situazioni. Quindi, diciamo, profonda conoscenza di sé. Tant'è che si dice che la metacognizione sia una cosa che non finisce mai, cioè nel senso le capacità metacognitive vanno continuamente stimolate, infatti ci si riferisce all'espressione imparare ad imparare, prima a conoscere se stessi, diciamo, va, mettiamola così. Quindi una metodologia metacognitiva individualizzata può essere il Mastery Learning, mentre invece di gruppo il Cooperative Learning o il Circle Time. Però sicuramente anche la peer education, cioè tutto ciò che serve a confrontarmi con gli altri, sicuramente in parte stimolerà le mie capacità metacognitive. Ecco, Adriana dice avere proprio chiaro il proprio funzionamento cognitivo, che ovviamente, raga, è una cosa che è in continua evoluzione, perché non siamo capaci noi di arrivarci, figuriamoci i ragazzi. Ok, quindi per ottenere il massimo, stiamo tornando al Mastery Learning, per ottenere il massimo livello di individualizzazione dell'apprendimento, i percorsi didattici vengono suddivisi in segmenti essenziali, detti frame, che contengono informazioni e contenuti minimi, la cui acquisizione da parte dello studente viene immediatamente verificata. Quindi Mastery Learning, allora aspettate, Mr. Ettone dice, vediamo se l'azzecco, per metacognizione si intende la conoscenza dei propri processi cognitivi e la possibilità di intervenire sugli stessi. Certo, più padronanza si ha, più autoconsapevolezza hai, più sai che cosa succede se mamma ti guarda male o se ti fa un sorriso. O se una persona guarda la tua donna o viceversa. Allora, quindi per ottenere il massimo livello di individualizzazione dell'apprendimento, stiamo parlando del Mastery Learning, il Jig Show, no, dopo ne parlo. Bravo, grazie. Per ottenere il massimo, diciamo, risultato, tra virgolette, dal Mastery Learning, le questioni, diciamo, vengono frammentate e poste una per volta agli alunni, in modo da poter subito andare a verificare che siano state apprese.
Ok, in base al risultato della verifica è possibile stabilire se per quel singolo studente sia necessario ricorrere ad attività di recupero, oppure sia possibile saltare alcuni pezzi, che abbiamo detto essere chiamati frame, oppure proporre attività di approfondimento. Ecco, io questa cosa non la sapevo. Quindi, mastery learning, insegnamento individualizzato, si frammentano gli argomenti in frame e si acquisisce subito, si vede subito se c'è stata acquisizione, in modo da capire se è il caso di poter saltare frame successivi, oppure se li dobbiamo approfondire, oppure se dobbiamo fare attività di recupero. Allora, siccome questa era l'ultima, aggiungiamo anche, allora, una tecnica di cooperative learning. Torniamo un attimo indietro perché avevo dimenticato. Allora, una tecnica di cooperative learning è il GIG, scritto JIG. SAW. Il Jigsaw è una tecnica di cooperative learning che propose Aronson. In pratica, io il Jigsaw lo collego al puzzle. In pratica, che cosa succede? Che il docente assegna ad ogni alunno un compito preciso che diventa essenziale al gruppo ai fini del raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Quindi, in pratica, ogni alunno diventa, il compito che ti viene assegnato diventa il pezzo del puzzle, e se tu non lo svolgi, il puzzle non è completo. Quindi tutti si responsabilizzano e si sentono attivamente partecipi del puzzle finale, che sarà appunto l'obiettivo da raggiungere. Io l'ho memorizzato così, il Jigsaw. Jigsaw. Allora, ragazzi. Queste erano in linea di massima le metodologie che ho fatto io. Vediamo un attimo solo se ho saltato qualcosina. Ah, no, sì, ho saltato anche. Il PQR, anche se in realtà questo non si è sentito tantissimo. Questo l'avevo provato su un altro testo, non mi ricordo quale fosse. Allora, il PQ4R, ve lo leggo giusto per. Allora, è preview question 4R. Preview significa scorrere. Aspettate un attimo, questo è mio marito. Perdonatemi un secondo. Allora, il PQ4R sarebbe preview, cioè è una metodologia con la quale
Tipo, per esempio, stai studiando, cioè devi studiare tutto il libro. Allora, preview, prendi il libro e fai uno scorrimento veloce delle pagine e inizi a vedere quali sono le tematiche principali. Q è question, quindi ti poni le domande. Poi 4R significa leggere, read, lettura, repeat, ripetizione, reflect, riflessione e review, ripasso. Ok, poi abbiamo saltato pure il flip teaching. Allora, flip teaching significa lezione ribaltata. Praticamente è una lezione in cui l'insegnante mette a disposizione determinate risorse per una tematica. Quindi, per esempio, inquinamento ambientale, benissimo, metto a disposizione l'articolo di giornale, un video, una cartina, non so, insomma, un po' di cose che possono essere utili ad affrontare quell'argomento. I ragazzi, arrivo il mistrettone un attimo. I ragazzi prendono o scelgono ognuno un supporto relativo a quell'argomento, tornano a casa, se lo studiano. Un attimo, flip the classroom è poco diverso. Questo è il flip teaching. Quindi tornano a casa, se lo studiano e poi dopo, l'indomani, a lezione, presentano ciò che hanno studiato. Ovviamente dalla flip the classroom deriva il flipped teaching. Scusatemi, dal flip teaching deriva la flip the classroom. Ma la flip the classroom è quella in cui lo studente si sostituisce al docente che diventa a sua volta studente. Ed è una metodologia che stimola lo studente perché diventa protagonista del suo apprendimento e di quello degli altri, e l'insegnante deve fare da facilitatore o stimolatore del confronto. Poi, allora, invece, mi avevate fatto una domanda. Allora, il mistrettone, patto di corresponsabilità, se ti interessa, io ieri ho girato un video che conto di pubblicare, ma scusate, raga, ma fa caldo, che conto di pubblicare appena chiudiamo questa diretta. Cioè, devo un attimo montarlo, è molto, 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 molto veloce, proprio intuitivo. Ok. Allora, quindi dopo della diretta lo pubblico. Poi, allora, vabbè, qua tra le strategie però, non tanto metodologie ma strategie, ci sono le mappe concettuali, però queste, raga, non sono tanto. Cioè, non rientrano tra le metodologie, ma tra le strategie, ma in tutti i casi sono consigliate soprattutto per implementare o per dare, diciamo, una botta di vita alla classica didattica frontale, oppure sono essenziali per il trattamento, didattico, di alunni BES. Ok, con le metodologie abbiamo concluso, ok? Adesso provo a rispondere alle vostre domande, visto che ci siamo, tanto ripeto, anche se non è pertinente in questo momento. Nadia chiede, Santa Lucia, che differenza c'è tra DPR 275 del 99 e legge 59 del 97? Allora, la legge 59 del 97 è la legge con la quale si è introdotta l'autonomia scolastica. Ok? Però, fatta la legge, poi serve il modo in cui applicarla. Qual è il modo in cui applicarla? Il decreto legislativo 275 del 99, che nello specifico, visto che ci siamo, lo ripetiamo, ha normato l'autonomia con 5 articoli. Articolo 4, autonomia dell'offerta formativa, quindi autonomia didattica, 5, autonomia organizzativa, 7, 6. Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo. 7. Autonomia di associazione in rete. E 10. Autonomia di valutazione. Quindi, sì, esatto, come suggerisce Maddalena, il decreto 275 del 99 è il decreto con il quale si è attuata la legge che ha previsto l'autonomia scolastica.
che è, come hai detto tu, la 200, la 59 del 97, anche chiamata legge Bassanini, che tra le altre cose, avendo conferito autonomia scolastica agli istituti, ha previsto anche che ci fosse un responsabile, tra virgolette, che è il dirigente scolastico. Però il dirigente scolastico, l'abbiamo ripetuto nell'altra diretta di stamattina, è stato poi normato dal decreto 165 del 2001, articolo 25. Ok, poi mi avevate fatto un'altra domanda ancora. Allora, se la domanda è sulle TIC, si può fare riferimento a Flipped Classroom? Allora, credo che se la domanda è sulle TIC, quindi sull'uso delle tecnologie, una metodologia magari che si potrebbe proporre può essere la Flipped Classroom, però, cioè, nel senso, a prevalente uso delle tecnologie, cioè nel senso, quando io docente spacchetto l'argomento, quindi dico dobbiamo studiare il problema dell'inquinamento, vi metto a disposizione un articolo, vi metto a disposizione una piantina con l'inquinamento dell'Italia, quindi vi metto a disposizione un po' di articoli, vi metto a disposizione una piantina che descrive il territorio, quale è a maggior rischio e quale no, dei video, eccetera, eccetera. A quel punto, se vogliamo condizionare le TIC, la flipped classroom alle TIC, o meglio il flipped teaching, devo mettere a disposizione dei ragazzi solo materiale, tra virgolette, ricavato dall'uso delle TIC. Non so se mi sono spiegata. Ecco, appunto. Maria Grazia conferma quello che dico, quello che ho detto. Allora, la buona scuola che modifiche ha fatto all'autonomia scolastica? Dice il mistrettone. Allora, la buona scuola non ha fatto modifiche all'autonomia scolastica, ma l'ha meglio realizzata, nel senso che. Allora, la buona scuola è la 107 del 2015. Che cosa ha fatto? La buona scuola, diciamo, ha previsto, tra le altre cose, l'organico dell'autonomia, che appunto è, diciamo, la buona scuola è una sorta di continuazione dell'applicazione, diciamo, meglio espressione dell'autonomia, non so se si può dire. Tant'è che infatti la buona scuola ha previsto l'organico dell'autonomia, il comitato di valutazione dei docenti, cioè quaderno davanti, piano nazionale della scuola digitale, portale unico dei dati della scuola. Ovviamente la buona scuola ha dato attuazione all'autonomia anche nei termini in cui è stato previsto il PTOF di elaborazione del collegio e di approvazione del consiglio. Quindi dice, direi che la buona scuola non ha modificato l'autonomia, ma l'ha attuata, ma diciamo così. In un'ipotetica domanda sull'autonomia scolastica, può bastare secondo voi citare solo il decreto attuativo? Che io ricordi su tutti i testi o anche nei quiz della preselettiva ho sempre trovato anche il riferimento primordiale, diciamo, alla Bassanini. Però, se ti viene chiesto di parlare dell'autonomia di organizzarsi in rete, puoi fare direttamente riferimento al decreto. Non è necessario che tu ricordi anche il numero della legge, perché è stato il decreto a normare l'autonomia di associarsi in rete. Credo. Decreto dell'inclusione 66 del 2017 della buona scuola. Sì, esatto. L'attuativo della buona scuola è stato il 66-2017, ma non solo. Dopo il 66-2017 c'è il 96 del 2019, sì, e dopo di quello c'è il 182-2020. Però su questa cosa, raga, se volete, vi dico, andatevi a vedere il reel che ho pubblicato ieri sulla
No, io l'ho pubblicato quello sull'autonomia, non sulla buona scuola. Però, raga, no, ho fatto delle dirette, tanto sono tutte con il titolo, me lo ricordo. Allora, vediamo. Sì, perché se io docente voglio che l'indomani gli alunni spieghino un argomento della classe, ad esempio, mi serve che i ragazzi lo studino e posso farlo anche su TikTok. Ok, certo. Eh sì, esatto, quindi come ci siamo detti. Altri decreti attuativi li ho nominati. Ci sta pure articolo 21, Bassanini, sì. Articolo 21. Sì. È quello che dovrebbe normare, mi pare, l'autonomia finanziaria. Articolo 21. Quello dell'autonomia finanziaria. Vabbè, sì, comunque c'è, me lo ricordo. 182 del 2020, sì, il nuovo PEI e soprattutto, raga, la visione olistica, cioè come dettato dall'ICF, su basi neuropsicopedagogiche, aspettate, no, su base biopsicosociale. Biopsicosociale. Quando fate riferimento al nuovo PEI, cioè nel senso, quando si parla di relazione scuola-famiglia-territorio, si può tranquillamente fare riferimento all'ICF e al nuovo PEI, cioè al PEI. Ok, quindi abbiamo fatto pure, allora, tra ieri e oggi abbiamo fatto competenze trasversali, quindi metacognizione, educazione civica. Tra le metodologie, il role play, il circle time, sì. Poi abbiamo fatto l'orientamento l'ho pubblicato nel reel, la valutazione non ho fatto. Ma tu hai avuto risultati scritti? Risultati scritti in che senso? Io domani l'ho scritto. Organi collegiali abbiamo fatto dirigente scolastico e collegio oggi. Programmazione no, non l'ho fatto. Didattica, metodologie e strumenti. Stamattina abbiamo fatto nella diretta la didattica laboratoriale, abbiamo fatto la didattica speciale e abbiamo fatto, non mi ricordo. Madonna santa, non mi sto preparando per l'orale, ma domani l'ho scritto. Madonna, raga, noi riguardo l'autonomia scolastica hanno chiesto i compiti dello Stato, delle regioni e delle scuole, no, per piacere. No, se mi esce una cosa del genere mi sbatto di testa nel muro. Sì, no, non so proprio da dove partire. Cioè, scriverei dell'autonomia e me ne andrei direttamente, cioè, alle scuole, perché Stato, regioni, proprio, no. Oddio, mo che me l'hai detto. Cioè, si possono citare le linee guida, ma io francamente non so come incamerarlo un discorso. Vabbè. Ah, devo fare l'intelligenza, abbiamo fatto la metacognizione. L'abbandono scolastico l'abbiamo pure citato con il bullismo e l'orientamento. L'educazione civica l'abbiamo fatta, ci sono le dirette. Materie STEM le abbiamo fatte, reti di scuole e TIC le abbiamo fatte, pure le soft skill, non ho fatto le hard skill, vabbè. Autonomia scolastica sì, bullismo e cyberbullismo, patto di corresponsabilità vi pubblico adesso il reel e l'accomodamento ragionevole, quindi devo fare ancora, prima di domani, valutazione, programmazione, intelligenze e accomodamento ragionevole. Allora, chiudiamo questa live, faccio un po' di pausa e poi magari chiudo su. Vado già a mezzogiorno, porca miseria. E poi magari oggi pomeriggio facciamo questa con le intelligenze, la valutazione e la programmazione. Ah, l'accomodamento ragionevole pure, quello è una cosa molto recente. Vabbè, raga, salvo sta diretta, ok? Grazie per essere stati con me e per aver interagito. Ci vediamo, penso sicuramente oggi pomeriggio. Penso proprio di sì. Però a che ora non ve lo so dire. Boh, potrebbe essere tipo
4 e mezzo, 5 sicuramente. Ci vediamo oggi. Ciao ragazzi, grazie.